Prego. Buongiorno a tutti, benvenuti, bonjour surtout à Xavier, a tutta questa delegazione, agli amici. No, no, je vais parler en italien, je suis mieux. Je suis vraiment heureux de t'accueillir ici, Xavier, avec toute la délégation. Nous sommes très heureux de vous donner les bienvenues, l'amitié du peuple italien et surtout les messages de responsabilité pour votre présidence de l'Union européenne dans cette période. Sono molto molto contento di dare il benvenuto al primo ministro Bettel, a Xavier, che è un amico, un giovane leader e una persona che sta facendo un lavoro importante e impegnativo non solo nel suo paese ma anche alla guida dell'Unione Europea in questo semestre. Il Lussemburgo è sicuramente non il paese più grande dell'Unione Europea, il Granducato non è sicuramente il paese più grande, ma ha una grandissima importanza e non soltanto per aver espresso più volte tanti leader europei, a cominciare ovviamente dal Presidente della Commissione Juncker, ma per aver soprattutto sempre testimoniato il messaggio profondo dell'identità europea. Il Lussemburgo è uno dei 6 paesi fondatori, assieme all'Italia, e in questo momento in cui l'Europa sembra in crisi, le apparenze non sempre ingannano, in questo momento in cui l'Europa sembra in crisi, il bisogno di tornare all'identità profonda dei valori dell'Europa è, a mio giudizio, un'assoluta priorità. Dunque sono davvero felice che in questo semestre la presidenza sia nelle mani di Xavier. Stiamo affrontando insieme alcune vicende tra le più difficili della storia recente dell'Europa. La presidenza lussemburghese si è aperta con una simpatica nottata trascorsa insieme cercando di ottenere un accordo molto duro sulla vicenda greca, ma ce l'abbiamo fatta grazie all'aiuto di tutti, grazie al sostegno di tutti, ed è stato un passaggio molto importante. La presidenza lussemburghese si trova ad affrontare la grande questione della migrazione. Io trovo che sia fondamentale dire una parola chiara. Dobbiamo andare avanti e tenere insieme una politica europea sull'immigrazione. Io credo che sia molto molto importante dare il messaggio che l'Europa insieme affronta la questione immigrazione. E quando dico insieme, io dico che stanno insieme tutte le questioni legate all'immigrazione, gli hotspot, i rimpatri, la relocation, la riorganizzazione, tutta la politica dell'immigrazione sta insieme. E l'Italia è pronta a fare la propria parte in questa direzione. Ma mentre diciamo questo dobbiamo anche dire che l'Europa è nata per abbattere i muri, non per costruirli. Che nella carta d'identità dell'Unione Europea c'è scritto che di professione noi facciamo quelli che abbattono i muri, non quelli che li costruiscono. E che se alcuni paesi oggi sono in Europa e sono stati aiutati in questi anni dall'Europa, questo è dovuto al fatto che il muro è andato giù e che l'Europa è un orizzonte e non è una frontiera, non è un confine, non è un limite. Questo è molto importante, a mio giudizio, per oggi e per domani. Con Xavier, naturalmente, stiamo lavorando anche sulle grandi questioni economiche in queste settimane, il rapporto dei 5 presidenti, il tema dell'unione monetaria. C'è sullo sfondo una grande questione che riguarda i referendum tra il 2016 e il 2017. In Italia ci sarà un referendum importante sulla riforma costituzionale
sarà un referendum di grande valore, di grande impatto, di grande significato, perché sarà la prima volta in cui i cittadini potranno decidere se il lavoro, non lo sarà la prima volta, ma sarà fondamentale che nel lavoro che i parlamentari stanno facendo e faranno ci possa essere poi lo spazio per una valutazione finale da parte dei cittadini, ma anche altri paesi andranno al referendum e penso in particolar modo al referendum inglese, che ha un grande significato nel futuro dell'Europa. E allora da questo punto di vista credo che ci sia davvero bisogno di lavorare insieme, c'è una nuova generazione di leader europei, Xavier ha qualche mese in più di me, quindi sono contento, è più vecchio, bene, conosce bene l'Italia peraltro e ama molto il nostro paese, il primo giorno che l'ho incontrato mi ha detto stracciatella, che gelato stracciatella, vabbè, ognuno ha le proprie passioni italiche. Quello però che voglio dire è che questa nuova generazione di leader europei ha il desiderio di fare dell'Europa non soltanto un museo o un luogo di ricordi, ma una speranza per le generazioni che verranno. E allora dobbiamo guardare con occhi nuovi all'Africa, penso all'importante appuntamento della Valletta di inizio novembre, e allora dobbiamo guardare con maggiore umanità a ciò che accade nel mondo, al dolore del mondo, a partire dalla Siria, ma non soltanto in Siria. Dobbiamo però ricordare soprattutto che i nostri padri, che hanno fatto grande la storia dell'Europa, non si sono mossi a scrivere un trattato per un cavillo o un regolamento. L'hanno fatto perché avevano conosciuto la guerra e volevano dire mai più. Ecco, a noi, che abbiamo avuto dai nostri padri il grande dono di non conoscere la guerra, oggi tocca a noi avere la capacità di una visione strategica non limitata all'orizzonte, non limitata soltanto alle piccole impressioni momentanee, ma costruita su un orizzonte più largo. E da questo punto di vista il ruolo del Lussemburgo è inversamente proporzionale al numero dei suoi abitanti dentro l'Unione Europea, perché il Lussemburgo, per la forza che ha, essendo uno dei sei paesi fondatori, per la qualità della propria leadership, è assolutamente in condizioni di aiutarci e donarci una visione strategica e lavorare insieme perché l'Europa non sia soltanto domani un luogo di rimpianto, ma sia un luogo di costruzione di futuro. Xavier, a tua. Grazie mille Matteo per l'invitazione. Et tout d'abord, je me permets juste de rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. Le Premier ministre italien le rappelle à grand nombre de conseils que en 57, le traité de Rome était un projet de paix. C'était mettre des pays autour de la table qui, quelques années auparavant, étaient en guerre. Et Matteo rappelle à chaque conseil européen que l'Europe, c'est aussi un projet économique, mais que c'est avant tout un projet humain. Et que la solidarité, le respect de l'un envers l'autre sont les valeurs fondamentales de cette construction européenne. Et que beaucoup l'oublient. Et Matteo nous le rappelle toujours, que c'est l'Europe de nos pères que l'on doit préserver et pas l'Europe que certains veulent faire. Alors tout d'abord, je tiens à te remercier pour l'invitation qui, dans notre cadre de notre présidence, nous avons travaillé un grand nombre de dossiers ensemble. Je me rappelle, en tant que ministre des télécommunications, d'être venu ici travailler concernant le roaming, où on a trouvé une solution aussi sous présidence lettonne, mais qui a commencé sous présidence italienne, et donc le bon travail qui est celui d'une présidence où on ne regarde pas que ce que l'on fait sur six mois, mais ce que l'on prépare avant, ce que l'on fait ensemble, et les résultats qui aujourd'hui sont des résultats luxembourgeois et des résultats lettons, sont des résultats communs qui ont commencé déjà sous présidence italienne, et il faut le soulever. Matteo, tu as dit quelque chose qui est très important. L'Europe connaît de nombreux défis aujourd'hui. Et la présidence luxembourgeoise, même si c'est la 12e, n'est pas la plus facile. Nous avons aux portes de l'Europe un conflit en Ukraine, où je vais aller début octobre aussi me rendre en Russie pour discuter avec le président Poutine et le Premier ministre Medvedev, car le Luxembourg a toujours fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est créer ses ponts. Qui n'est pas selon la taille d'un pays,
mais selon la volonté de mettre des partenaires autour d'une table. Et aujourd'hui, je pense que les ponts, c'est ce qu'il y a de plus important entre les pays et entre les continents qui est nécessaire. Nous ne devons pas faire une politique où on ferme les portes, mais une politique où on ouvre les portes et où on essaye de se mettre autour d'une table. Et dans cette même idée, l'histoire qui se passe aujourd'hui en Syrie ne trouvera qu'une solution si on se met autour d'une table, ensemble, pour résoudre le problème en Syrie. Et ça ne sert à rien de vouloir, dès le départ, exclure l'un ou l'autre pays de participer à des discussions. Et Poutine fera partie de la solution si on veut trouver une solution en Syrie aussi. Les réfugiés est un des plus grands challenges que l'on a aujourd'hui. Il est difficile pour les politiques aujourd'hui. On doit respecter que certaines personnes aient des peurs. C'est à nous de donner les réponses à ces peurs. Mais je n'accepte pas qu'on fasse de la politique sur la peur. Nous devons répondre aux interrogations des citoyens. Mais nous ne pouvons accepter que certains politiques jouent avec la peur des gens et essayent de faire leur fonds de commerce et leurs succès électoraux en faisant peur aux gens. Ces gens qui fuient la Syrie aujourd'hui ne la fuient pas pour vivre mieux, mais pour vivre, pour survivre. Et on ne doit pas oublier que dans notre histoire, de notre continent, nous avons été, un grand nombre d'entre nous, aussi des réfugiés, dans d'autres pays, dans d'autres circonstances. Et que la solidarité, ça ne joue pas qu'à sens unique. Et qu'il est important aujourd'hui qu'on trouve cette solidarité, qu'on ne joue pas l'un contre l'autre pour avoir des succès électoraux aux prochaines élections. On doit montrer que la solidarité n'est pas que sur le papier. On doit trouver des mécanismes qui sont permanents. Et surtout, on ne doit pas considérer que le problème est aujourd'hui un problème qui existe en Italie et en Grèce. C'est un problème où tous les pays européens et les autres continents aussi, que ce soit les États-Unis, que ce soit d'autres continents, que ce soit en Afrique, qu'on arrive à avoir une solidarité qui dépasse les frontières de notre Europe et où ensemble on trouve des solutions. Et comme tu l'as dit aussi, le sommet de La Valette est une date très importante où ensemble on doit trouver des solutions. Et je n'ai pas envie de rentrer maintenant dans le détail sur des hotspots, sur des réadmissions, sur tout ça. Il n'y a pas une solution. C'est un ensemble de mesures qui permettront de trouver des solutions concrètes au challenge qui est celui d'aujourd'hui. L'Europe est celle pour laquelle on doit se battre, alors que grand nombre de nos collègues ont tendance à critiquer ce qui ne marche pas en Europe, mais oublier de défendre les valeurs qui sont celles de la paix, et que les acquis que nous avons depuis le traité de Rome en 57, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir voter, de pouvoir être défendu, de pouvoir être soigné, de pouvoir étudier, de pouvoir se déplacer, toutes ces valeurs qui sont fondamentales aujourd'hui pour nous ne sont pas des acquis et qu'on doit les défendre au quotidien et ne jamais oublier que ce qu'on a aujourd'hui est encore fragile, même dans certains pays qui sont autour de la table. Donc un grand merci pour les valeurs que nous défendons en commun et aussi pour le travail fait sous présidence italienne, sous présidence lettonne, qui permet qu'ensemble on essaye d'avancer cette Europe dans la direction qui est celle que nous défendons, celle de vivre ensemble, de se respecter les uns les autres, et de savoir que si on est désunis, on est faible, et que si on est ensemble, on est fort. Non, tu connais Philippe, c'est terrible. C'est mon porte-parole, comment dire? Porte-parole. Giuseppe Fonte, Reuters. La Merkel chiede all'Italia e ad altri paesi europei, Grecia ed Ungheria, di aprire gli hotspot. Lei, Presidente, però, ha detto che la politica europea sui migranti deve essere un tutt'uno. Questo che vuol dire che l'Italia è favorevole all'apertura di questi centri, a condizione che contemporaneamente si raggiunga un accordo sulla ridistribuzione. E questo accordo deve essere su base volontaria o no? Non entrerei nei tecnicismi. Confermo tutto quello che ha detto Xavier, che per quello che mi riguarda sottoscrivo dalla A alla Z. Non c'è una soluzione, ci sono più soluzioni. E quindi sicuramente gli hotspot sono un pezzo della soluzione, non sono la soluzione. Cosa sono gli hotspot? Sono il fatto che l'identificazione delle donne e gli uomini che entrano in Italia viene fatta secondo criteri e con personale europeo. Quindi un pezzo della politica di immigrazione
viene gestito a livello europeo. Io sono d'accordo, io sono perché sia gestito a livello europeo, ma allora anche il tema del rimpatrio deve essere gestito a livello europeo. Allora anche il tema della distribuzione sul territorio deve essere gestito a livello europeo. Detto questo, di fronte a un dramma epocale come quello che stiamo vivendo, noi siamo disponibilissimi a fare la nostra parte, a dare una mano. Dicevamo queste cose al Consiglio europeo del 25 e 26 giugno, perché noi abbiamo fatto nottata a luglio sulla Grecia, ma Xavier lo ricorderà, abbiamo fatto nottata allora soltanto le 3 di notte parlando di immigrazione proprio sul principio della relocation e del superamento di Dublino. Tra l'altro Xavier fu molto incisivo nel tentare di portare ad una soluzione, a un compromesso, insieme ad altri, tra cui Angela ed altri colleghi europei. Quindi abbiamo la possibilità di lavorare insieme. Sintesi finale? Sì. Siamo pronti a discutere di tutto, a lavorare di tutto, pronti agli hotspot, pronti alle operazioni di rimpatrio, di relocation. Quello che a noi interessa, io parlai qui, in questa stessa stanza, dopo il terribile evento di aprile 2015 nel Mediterraneo, è che l'Europa tutta insieme gestisca la politica dell'immigrazione, che non sia lasciata soltanto ai Paesi membri. Lo dissi allora, io non ho cambiato idea. Se qualche altro collega ha cambiato idea, sono ben felice di questo. Je pense que Matteo a été complet. C'est, les hotspots font partie des points. Je l'ai dit, il n'y a pas une solution. La première chose qu'il faut discuter, c'est l'origine. L'origine, c'est la guerre qui est actuellement en Syrie. Intervention ou pas intervention? Qui intervient? Est-ce qu'on intervient? Monde international, pas monde international? Moi, personnellement, je défends l'idée que si on intervient, on ne peut pas intervenir seul. Il faut que des pays qui partagent la même religion, que ceux qui invoquent justement la religion comme cause pour justifier les crimes les plus atroces, soient de notre côté. On ne peut pas faire une Europe catholique contre des pays musulmans. Première chose. Donc c'est première chose qu'il faut faire. Après, il faut combattre tout ce qui est trafiquant. Après, il faut aider les pays qui sont voisins, parce que les hotspots, on a des pays voisins. On a le Liban qui a un quart de sa population qui sont des réfugiés syriens. Il faut voir les pays, les mettre, aider. De notre côté, comment est-ce qu'on peut les aider aussi? Après, une fois qu'ils sont arrivés, on doit avoir des règles communes, on doit avoir une politique de retour commune, on doit faire cette liste de pays sûrs sur laquelle on discute depuis des mois, commune. On doit faire l'intégration dans l'intérêt de tous aussi, si on ne trouve pas de solution demain au conflit. Donc les hotspots, c'est un des points, mais tous les autres points que je vous ai dit, chaque point a son importance dans ce dossier, et l'un ne va pas sans l'autre. Les choses que Xavier a dit à propos de la Syrie sont les mêmes pour la Libye. Donc, seulement, c'est cette considération très importante. Hein? Je suis absolument d'accord sur toutes les choses qu'il a dit, mais c'est très important aussi la question de la Libye, exactement comme la Syrie. Quante domande fate oggi? Gabriele Martelloni di Renews 24, una domanda per il Presidente del Consiglio. Lei ha parlato del referendum del 2016 sulle riforme costituzionali. In questo momento ecco il testo la domanda, è in discussione al Senato in questo momento, tra le critiche delle opposizioni che chiedevano fosse ultimato il lavoro in Commissione. Se il Presidente Grasso giudicherà ammissibili gli emendamenti all'articolo 2, riaprendo quindi la questione dell'elettività dei senatori, proporrete come Governo emendamenti per l'abolizione del Senato? Comunque quale sarà il vostro atteggiamento? Grazie. La domanda è se Grasso riapre, se il Presidente del Senato riaprirà la questione dell'articolo 2, ascolteremo le motivazioni per cui ha riaperto e decideremo di conseguenza. Credo che sia molto importante, visto che ci vuole una domanda sulle riforme costituzionali, se no la conferenza stampa non vale, dire in modo molto preciso e puntuale di cosa stiamo parlando, perché io mi immagino un cittadino dall'altra parte della televisione o dello schermo o dell'edicola e vedo alcune notizie, vedo notizie molto dure da accettare, per esempio quelle sull'immigrazione, le abbiamo
discusso a lungo anche adesso. O vedo magari notizie anche positive, per esempio l'economia. L'immigrazione significa, lo ha detto molto bene Xavier, la vita di donne e uomini, a ragazzi che fuggono per vivere, non per vivere meglio, per vivere, ha detto molto bene Xavier. E l'occupazione che cresce significa dire che stanno tornando su il numero di posti di lavoro. Oggi è arrivato un dato sull'export straordinario, più 6,3%. La previsione Istat per quest'anno era 3,7%. Abbiamo fatto 5,2% dall'inizio dell'anno e 6,3% soltanto nel mese di luglio, che è stato un mese anche molto difficile. Quindi ci sono tantissime cose positive che vengono, non soltanto le cose negative. Bene, questi sono temi che secondo me interessano molto ai cittadini. La tecnicalità con la quale una riforma che è storica e importantissima viene poi definita, a mio giudizio è sicuramente molto importante per tutti noi, ma non è così rilevante da dedicarle 2 mesi di discussione. Cioè io vedo alcuni cittadini che mi domandano, scusa, io sta storia non l'ho capita bene, ma com'è la storia? Allora diciamola così, con il nuovo Senato ci sono meno politici, le regioni hanno poteri più chiari, meno forti, i consiglieri regionali prendono meno di quello che hanno preso fino ad oggi, e il procedimento di legge è molto più semplice. Che questo avvenga con un articolo o l'altro per noi è indifferente, abbiamo soltanto detto che si può cambiare opinione rispetto a una doppia lettura conforme, cioè al fatto che Camera e Senato hanno detto le stesse cose, soltanto se si è tutti d'accordo. Questo prescrive la esperienza e la consuetudine parlamentare. Mai è accaduto che si sia fatto una modifica senza questo elemento. Dopodiché, tra una settimana vediamo, andiamo in aula, a chi dice ma state facendo troppo veloce. Ora, non per cattiveria, ma questa riforma è attesa da 70 anni. La prima commissione di modifica Bozzi è dell'83. Te eri nato nell'83? Sì che eri nato nell'83. Tu sei 70, che sei 72? 73. 73. La seconda è stata, beh, si andava alle elementari, io e te andavamo alle scuole elementari, alla prima riforma che è stata fatta, la prima volta che si è cercato di riformare il bicameralismo perfetto, cioè questa parte della Costituzione, io e lui andavamo alle elementari. La seconda, Xavier e io andavamo alle superiori, perché era il 92. La terza andavamo all'università, perché era il 98. Adesso ci siamo, finalmente. Abbiamo presentato al Parlamento la proposta di riforma nel mese di marzo, l'abbiamo votata in marzo 2014, l'abbiamo votata a agosto del 2014, la seconda lettura alla Camera l'abbiamo votata nel febbraio del 2015, la terza la votiamo nell'ottobre del 2015. Ora, se 6 mesi a lettura vi sembra che essere, diciamo, una misura troppo di fretta, perdonatemi. A ottobre faremo la terza lettura, poi torniamo alla Camera, boh, a occhio ti direi gennaio, e poi finalmente vediamo estate-autunno, sembra una collezione, estate-autunno 2016 ci sarà il referendum. Ai cittadini basta dire, guardate, studiatevi questa riforma appena sarà completata. È una riforma che riduce il numero di politici e aumenta il livello della politica. Meglio di così che si può godere dalla vita. Grazie. Tu non vuoi parlare della riforma costituzionale italiana? Mi deve scusare, ma non posso dire niente su questo. Ecco che ne... Ora andiamo a mangiare davvero. Grazie, arrivederci. Possiamo passare da